un tesoro di libri su Ovidio in esposizione a Sulmona. La collezione, composta da circa 200 testi ovidiani, è stata inaugurata a Palazzo Sanità in Corso Ovidio. L'iniziativa è il frutto del lavoro della DMC Cuore dell'Appennino, che ha provveduto ad acquistare la collezione da un privato. L'arte, dunque, sia guida dell'amore. È una collezione privata che sarebbe andata persa o comunque divisa o comunque fuori Sulmona, e quindi la DMC ha pensato di creare un progetto intorno a questo acquisto per appunto far assurgere Sulmona a capitale ovidiana, e insieme all'acquisto dei libri, che sono bellissimi dal 1440 in poi, con delle illustrazioni anche di Picasso, abbiamo voluto creare un progetto affinché questi testi possano essere letti attraverso un table touch, quindi multimedialmente sopra un grande video. Abbiamo realizzato un documentario su Ovidio, che era un'altra cosa di cui Sulmona era carente. I testi saranno in esposizione sino al 30 dicembre nella sala di Palazzo Sanità, denominata Ovidi Taberna, dove quasi tutte le sere dalle 17:30 si svolgeranno incontri dedicati ad Ovidio. La DMC Cuore dell'Appennino porta avanti il progetto in vista del bimillenario dalla morte del grande poeta latino, con il sostegno del Comitato Abruzzo di Confindustria, Camera di Commercio, CGL CISL e UIL. Si guarda in ottica futura, in quanto le celebrazioni di Ovidio 2017 avranno uno spazio idoneo nel complesso di Santa Caterina, dove entro giugno verrà realizzata la Casa di Ovidio. È imminente infatti la firma della convenzione tra Comune e Camera di Commercio, che avverrà tra una decina di giorni. Ci porterà a dare finalmente a Sulmona, a questa comunità, all'Abruzzo, ma al mondo intero, uno spazio dedicato al poeta Ovidio, che ci siamo impegnati entro 6 mesi, quindi entro giugno. Gli spazi dell'ex convento di Santa Caterina, che, accanto al teatro, che sono straordinari, vengono aperti per dedicare a questo spazio Ovidio, come l'abbiamo chiamato, a significare un luogo dinamico dove gli imprenditori, con la loro fantasia e creatività, devono necessariamente attrarre gente, riempirlo, un forte attrattore turistico. Vogliamo arrivare a quella data con uno spazio occupato da professionisti che siano in grado, che rappresentino le imprese, che siano espressioni di attività lavorative, che siano in grado di far vivere uno spazio che è cultura e impresa contemporaneamente. Per non vederti abbandonato, per tenerti la tua donna, aggiungi a un bel corpo le doti dell'ingegno.